Bentornati amici nel canale Ricette fai da te. Oggi riso con crema di piselli, ma non con i piselli stessi, bensì con le bucce. Quando sbucciamo i piselli, le bucce cosa le facciamo? Eppure sono ricche di proteine. Andiamo a fare questa nuova ricetta. Ho sbucciato 650 g di piselli, di cui 230 g di bucce. Vado a togliere il picciolo e lo faccio scivolare giù fino in fondo dalla parte opposta, ovvero lì dove le bucce sono ancora unite. Lavo e risciacquo più volte le mie bucce e alla fine le faccio scolare. Poi le metto in una pentola. Ricopro le bucce di acqua. Metto sul fornello e da fuoco alto lascio riscaldare. Appena bolle, lascio cucinare per 30 minuti. Nel frattempo che le bucce cuociono, lavo e risciacquo i piselli e lascio scolare. Metto in un tegame 3 cucchiai di olio di oliva, una cipolla tritata, possibilmente tropea, lascio rosolare ed aggiungo i piselli. Un pizzico di sale e lascio cuocere per 15 minuti. Ecco, i piselli sono pronti. Adesso metto il coperchio sopra la padella e lascio stare. Nel frattempo le bucce sono cotte e le vado a scolare. Non del tutto però, lascio ancora acqua all'interno della pentola. Ancora caldi, vado a frullare. Una volta che le bucce sono ben frullate, aggiungo 200 ml di latte e torno a frullare. Scolo la crema. E vado ad eliminare il superfluo, cioè quella specie di barbetta che può venirsi a formare. Insaporo la crema con un pizzico di sale, tanto quanto basta. Ed aggiungo 2/3 dei piselli stufati in padella. A questo punto, se desiderate, potete aggiungere anche un po' di pepe. A me non piace ed è per questo che non lo faccio. Frullo adesso tutti gli ingredienti insieme. La dose della crema è per 4 persone. Verso 2 litri di acqua in pentola e appena bolle aggiungo 6 cucchiai di riso. Io uso il parboiled, ma è a discrezione e piacimento. Lascio cuocere per 15 minuti. Raggiunta la semicottura, vado a scolare.
Sotto lo scolapasta però ho messo un recipiente di vetro per accumulare l'amido di riso, perché mi servirà tra poco. Verso il riso nuovamente nella sua pentola e aggiungo un coppino di amido di riso. Rimetto il riso sul fornello e aggiungo la crema. Lascio adesso cuocere per circa 7 minuti a fuoco basso. Facendo attenzione di mescolare più spesso. Dopo 5 minuti di cottura aggiungo un cucchiaio a testa di formaggio pecorino nostrano. Mescolo accuratamente gli ingredienti tutti insieme e lascio cuocere ancora 2 minuti. Che gustosa la nostra pietanza, che profumo! È ben addensata. Adesso è fatta, è pronta. Spengo il fuoco, tolgo dal fornello e verso nel piatto. Aggiungo una foglia di prezzemolo e i pochi piselli stufati che erano rimasti in padella. Gustosissima pietanza, veramente deliziosa, leggera, fantastica. Buon appetito, amici!